Amici, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come realizzare un biglietto d'auguri all'ultimo minuto. Perché all'ultimo minuto? Perché non so a voi, ma a me capita molto spesso che quando presa da mille cose e quindi prepara questo, prepara quello, fai qui, fai lì, poi mi scordo i biglietti d'auguri. Prendo il regalo, il pacchetto o il biglietto? Voi sapete che io sono fissata con i biglietti, eppure puntualmente me ne dimentico. Bene, oggi vediamo come realizzare un biglietto all'ultimo minuto con tutte le cosine che ho acquistato qua e là nei vari momenti, nei vari anni e anche nei vari luoghi. Quindi vediamo di assemblare tutte queste cose per far uscire fuori un biglietto d'auguri carino, tipo questo qui. Guardate quanto è carino. È molto semplice, ma nello stesso tempo, nella sua semplicità, può essere un regalo carino, anche perché voglio dire, un biglietto realizzato a mano, dove poi qui scriviamo la nostra frase, sicuramente è apprezzato molto di più di un biglietto acquistato in un qualsiasi negozio. Bene, ma prima di incominciare col tutorial vi volevo dire, per sostenere la pagina, mi raccomando, iscrivetevi se non vi siete iscritti, accendete la campanellina così che vi arriveranno le notifiche dei prossimi video e soprattutto condivideteli. Perché così facendo il canale potrà crescere e potrò continuare a fare altri tutorial. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andrò a prendere un cartoncino come questi da questo blocco che ho acquistato alla Lidl un po' di tempo fa. Ora scegliamone uno, in questo caso io scelgo questo che è il mio colore preferito, ma vanno benissimo anche questi per la Pasqua. Ebbene sì, perché non vi ho ancora detto, ma andiamo a fare ovviamente un biglietto d'auguri per la Pasqua, tipo questi qui che vedete. Guardate quanto sono bellini. C'è questo. C'è questo e poi c'è questo, così. Bene, allora poi ho anche realizzato questo utilizzando sempre i washi tape che poi vedremo e che ho acquistato ultimamente alla Lidl. Bene, allora qui come prima cosa voglio attaccare questa etichetta, ma prima di attaccarla, e questa la voglio decorare con questi timbri. Anche questi li ho presi ultimamente nelle offerte della Lidl. Però andrò a farlo con questi. Vediamo come. Questa etichetta invece l'ho acquistata un bel po' di tempo fa all'IKEA. Allora, scegliamo un timbro, così vi faccio vedere anche quelli che escono all'interno di questa scatola. Allora, già escono completi, quindi col supporto di legno e la scritta, quindi sotto queste gommate così. Abbiamo il tampone nero, ma io andrò a utilizzare quest'altro. E questi sono gli altri, quindi in tutto sono sei timbri, così e così. Per la scritta di oggi utilizziamo questo, così vi faccio vedere anche come vengono con questo tipo gommato. Prendiamo il nostro tamponcino tamponiamo il timbro. Poi qui sopra vediamo la scritta e quindi cerchiamo di essere precisi per centrarla. Qui scriviamo
schiacciamo. Perfetto, ok. Allora, siccome che qui ha un pochino è uscito fuori perché nel tamponare aveva sporcato il bordo, allora intanto questo lo dobbiamo pulire, quindi prendiamo una salvietta umida. Mi raccomando, ricordatevelo sempre, vanno sempre puliti, sempre, perché così ce li ritroviamo per le prossime volte. Ok, adesso vado a pulire con la salvietta anche qui dove praticamente mi aveva sporcato un pochino di più. Ok, bene, prendiamo un foglio di carta piegata a metà perché adesso andiamo a mettere i nostri glitter. Questi possiamo toglierli. Qui dove praticamente era venuto quel problema, basterà passare il dito e delicatamente piano piano andiamo a togliere tutti i glitter in eccesso. Una volta ripulita la nostra, il nostro stampo, prendiamo i nostri glitter, quelli che sono avanzati, e le rimettiamo nel contenitore così da non sprecarli e riutilizzarli un'altra volta. Adesso con la pistola a caldo andiamo a scaldarli. Ok, e qui è la nostra scritta. Guardate un po', vi piace? Bene, adesso questa scritta dobbiamo far altro che prenderla e metterla sul nostro biglietto. Quindi prendiamo il biglietto che abbiamo scelto, in questo caso il viola. Io ovviamente quindi ho preso questo rettangolo, l'ho piegato a metà. Prendiamo la nostra etichetta e la andiamo a posizionare. Ecco qua, e la nostra etichetta l'abbiamo posizionata. Adesso passiamo alla decorazione. Allora, per decorare io utilizzerò uno di questi sticker. Questi l'ho comprato un po' di tempo fa da Tiger. Per questo vi dico, quando andate nei negozi, anche se magari in quel momento non vi serve, ma vedete che sono in offerta e hanno dei buoni prezzi, acquistateli perché prima o poi vi possono sempre essere utili. Almeno io faccio così. Ok, quindi prendo questo e me lo posiziono qui. In questo modo. Adesso internamente per la decorazione voglio utilizzare questi washi. Questi pure li ho presi ultimamente alla Lidl e ve li faccio vedere. Sono questi qua. Praticamente abbiamo questo che è abbinato a questo, questo che è abbinato con questo, perché vedete c'è il dorato col dorato, e questo che è abbinato con questo. Nel nostro caso io utilizzerò questi due. Allora, prendo prima questo sottile e me lo metto qui sotto, proprio allineato al bordo inferiore del nostro biglietto. Ok, poi prendo quest'altro e lo appoggio qui allineandolo al washi che ho appena posizionato, in questo modo.
poi andrò a rifinire ovviamente i bordi e in ultimo rimetto di nuovo sopra questo, così da creare quasi una cornice. Ok, adesso mi sistemo i bordi, quindi con la forbice vado lungo il bordo e pareggio. Ripeto l'operazione anche di qua, ecco fatto. Adesso prendo un altro di questi, in questo caso voglio prendere questo coniglietto e me lo posiziono qui. Poi voi sapete benissimo che a me piacciono gli angoli arrotondati, quindi cosa faccio? Prendo arrotonda angoli e me li vado a arrotondare tenendolo così chiuso, così almeno entrambi, sia quello di sopra che quello di sotto, viene perfettamente arrotondato. Il nostro biglietto è pronto. Mi piace? Questa è un'altra idea invece che vi volevo far vedere. Questo pure è semplicissimo da realizzare, come abbiamo fatto per questa parte. Così ho fatto qui sia avanti che indietro e poi ho ritagliato tutto il bordo. Ho fatto il buco e poi ho inserito il nastrino. Questi sono i biglietti che avevo già realizzato. Come avete visto, in pochissimo tempo si possono realizzare dei bellissimi biglietti dove sicuramente chi li riceverà sarà contento. Vi volevo dire un'altra cosa. Sotto al video andate a vedere nelle informazioni, perché metto sempre delle cose nuove, quindi delle informazioni nuove. Se andate potete trovare magari un qualcosa di diverso dal solito. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. Ciao, a presto.